maestro, è uno dei maestri di Ilaria. Mi piace ricordarlo in questo contesto, non è un autore da festival, non è uno di quei filosofi che vanno in televisione, molto conosciuti, però sarebbe molto bello ricordarne il debito profondo, perché sono quei professori seminali, appunto, quei professori che con grande rigore, ma anche con grande intelligenza e spirito, perché è un uomo di grandissima intelligenza. Pensate che una volta dedicò un saggio a Spinoza e lo intitolò Rashomon dell'infinito, prendendo in prestito un titolo di Akira Kurosawa. Medici, altri filosofi che si ritrovano ad Amsterdam e gli chiedono: ma noi non capiamo, non riusciamo a capire questa proposizione. Lui la spiega ancora più difficile. Insomma, anche questo è molto divertente, però questa idea di una filosofia che lui fa, che costruisce.